c'erano anche altri amici lì, adesso non ricordo bene, però io ero lì a raccogliere subito la dichiarazione. Ho sentito dietro di me, col microfono acceso, ho sentito al rate, cioè al suo arrivo, tutti quanti a urlare. Che eloquente. La dice lunga su la conferma di un risultato che è arrivato da tutti i presenti. Quando ti hanno visto tagliare il traguardo, tra l'altro non so se ti sei accorta, il traguardo era anche al contrario, perché sì. Quelle sono delle fasi ovviamente abbastanza... Senti, in termini più venali, che cosa hai vinto? Ti hanno dato qualche bel premio quest'anno alla prima classificata? Era un cesso con premi natura, con prodotti locali ovviamente, gli sponsor, eccellenze. Certo, ovviamente, graditissimi, e una bottiglia di vino importante. Tu te lo sentivi, ti aspettavi che questa vittoria quest'anno? Sì. Quindi sono sincera, sì, sono i miei percorsi. Tu stai continuando sempre ad allenarti? Tutti i giorni. Non vale per te l'importante partecipare? No, l'importante è tagliare il traguardo, nel migliore dei modi. Qui c'è tanto impegno, quindi... Specie la gara di Martina. Sì. Oramai hai preso le misure così bene. 3 vittorie, lo ripetiamo, consecutive per Damiana Monfreda. Torneremo su questo sport, su questa bella manifestazione riuscitissima. Non l'abbiamo fatto in un'altra puntata perché ci eravamo riproposti di farlo con te in questa puntata. Grazie innanzitutto per essere venuta e per aver onorato il nostro video. Tu vieni da Acquaviva. Hai voluto raggiungere i nostri studi per essere presente per noi. È veramente un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Abbiamo però, c'è un'altra squadra che cedo. A proposito di soddisfazione, è inutile girarci attorno. È Nico Raguso, vicepresidente del Martina. Quest'anno il Martina ci sta facendo divertire, e non solo, ci sta facendo sognare. A questo punto, no? I nostri sogni sono autorizzati? A questo punto credo proprio di sì, perché non vedo altre strade. Martina se la giocherà adesso, fino alla fine. Io l'altra volta sono stato ospite in un'altra trasmissione, l'abbiamo detto all'inizio del campionato. Cioè, se si fa il confronto con la classifica dell'anno scorso... Io dico una cosa, quest'anno più di qualcuno si sta meravigliando di questa cosa che sta succedendo a Martina. Però noi, della società, abbiamo detto dall'inizio... Le immagini, Nico, abbiamo Martina detto, Palmese, l'ultima giocata. L'abbiamo detto dall'inizio, quindi quello che sta succedendo adesso non per fare chissà che cosa, però in realtà noi ci aspettavamo, forse stiamo andando un po' oltre quello che ci aspettavamo, sicuramente, però noi volevamo fare questo tipo di campionato. Quindi per più di qualcuno siamo una sorpresa, per noi che stiamo dentro... Voi sotto sotto però, c'eravate... Noi l'abbiamo detto dall'inizio. Come convinzione. Dall'inizio abbiamo fatto la conferenza stampa, a bocce ferme, non c'era nessuno ancora calciomercato, non c'era niente. E abbiamo detto che quest'anno noi volevamo fare un campionato da vertice, di vertice. Quindi la classifica, io non lo so se in questo punto... La commentiamo insieme. Si commenta da sola, sinceramente, siamo lì. Hai ragione. Si commenta da sola. È più che eloquente. C'è da dire proprio veramente poco, perché siamo lì a 3 punti dalla capolista. E domenica il Nardò ha perso ancora qualche punto, quindi come non sognare? E non perché provarci, siamo lì e dobbiamo... Senti, io ho la sensazione che la città si sta cominciando a riscaldare, vedendo questo obiettivo. Abbiamo dovuto accendere un fuoco abbastanza grande per far riscaldare questa città, perché fino adesso, sinceramente, noi, per quello che è stato fatto, per quello che stiamo facendo, e vi posso garantire che Martina Calcio ha una grande squadra in campo, ma una grandissima squadra fuori dal campo. Noi lavoriamo tantissimo per il Martina. E quindi ecco perché penso che questi risultati stanno arrivando proprio grazie al lavoro che si sta facendo fuori dal campo, giustamente, e poi i ragazzi che scendono in campo sono frutto di quello che la società fa fuori dal campo. Questa è una società che non fa niente di eclatante, ma fa le cose importanti. Noi stiamo facendo delle cose importanti grazie a tanto lavoro. Beh, di questo vi va dato atto. Grazie a tanto lavoro, grazie all'unità della società. Noi siamo un gruppo veramente unito, siamo una squadra fuori dal campo, molto unito, che ci sentiamo tutti i giorni, affrontiamo i problemi, che andiamo ovunque c'è da metterci comunque l'impegno. Noi ci siamo sempre,
ci siamo sempre. Senti Nico, c'è un'altra cosa che, sulla quale ci vogliamo soffermare. In settimana è stata presentata la nuova sala stampa. Questo dimostra, la sala stampa è un po' l'immagine, no? Il bigliettino da visita di una società e di uno stadio. E dare questo nuovo look, questa nuova immagine, Dio, soprattutto Giuseppe, una bella funzionalità, anche, eh? Cioè, non solo un'estetica, ma anche una funzionalità. E questo va a vostro onore, ecco, vi va dato atto. Ecco la regia curata da Francesco Turlone. Dà anche Turlone un'importanza maggiore. Ottavio, sei d'accordo con noi? Tu, frequentatore, sì, di quella, sì, sala? Avevamo bisogno di una... Insomma, e vanno fatti i complimenti. Vanno di fatti i complimenti. Che si sente dire che deve essere demolito, deve essere buttato giù. E ha ragione Nico, il vicepresidente, quando dice è la forza di un gruppo. Qui in questo caso è la forza davvero di un gruppo, perché qui l'ho visto io lavorare con i miei occhi. Ho visto Lorenzo Fortunato Colucci al lavoro fino a tarda sera, da solo, a dedicarsi, lui personalmente. Citiamolo di nuovo. Sì, Lorenzo Fortunato Colucci, che è anche sponsor Petrelli Costruzioni, sponsor del Martina. Io ho conosciuto. Lui è il titolare, guarda Giuseppe, lui è il titolare. Io l'ho conosciuto lì, l'abbiamo conosciuto insieme, eravamo lì, insomma, dopo una conferenza stampa, lui stava lì con gli attrezzi da lavoro a lavorare personalmente, il titolare di un'azienda che dopo il lavoro si dedica. Ma lui ha delle commesse al nord, cioè è una ditta ben avviata e vanno fatti i complimenti. E si è dato da fare per la realizzazione, la realizzazione di questa sala stampa, che c'era già, bella, per carità, bella, ma l'ha bella rifatta completamente tutta da capo, e credo non sia neanche ancora completata. Sentivo l'altro giorno che c'è da completare ancora un'altra parte di quella sala stampa, che finalmente è tornata a essere dignitosa, ma soprattutto, come dicevi tu Giuseppe, sì, anche funzionale, perché poi è importante anche per noi giornalisti, insomma, lavorare bene, lavorare avendo le attrezzature adeguate per fornire un servizio sempre migliore, no? Il limite delle nostre possibilità. È una squadra che punta a vincere, no? Sì. Deve anche l'immagine. L'immagine deve è fondamentale. Nico, ancora qualche osservazione tua? Sì, questo fa parte. Scusami, anche ti avevo interrotto. Di quello che di questa sala stampa è frutto anche di una collaborazione, una forte collaborazione delle persone che gravitano intorno a Martina. Perché Petrelli poteva tranquillamente fare da sponsor e basta. Lui è uno di quelli che comunque partecipe alla causa del Martina. Ma non è solo lui. Bravo. Non è solo lui, ce ne sono tanti. Ad esempio, noi che sono tre anni consecutivi che continuiamo a fare il manto erboso del Martina, lo facciamo grazie anche agli sponsor. Ci sono delle spese che la società sopporta e comunque giustamente deve metterci. Però ci sono sponsor che li alleggeriscono e che tutti i giorni ci curano il manto erboso del Martina, e sono tutti i giorni lì, lo fanno per amore del Martina. Ecco perché dico che... Senti, a proposito di prato erboso, l'abbiamo visto in buone condizioni. È proprio per questo, proprio perché dietro c'è un grandissimo lavoro da parte di queste persone che tutti i giorni sono lì a fare la semina, a tagliare l'erba, a guardare dove c'è la muffa, e c'è una grandissima partecipazione. Questa cosa a noi ci dà la forza per andare avanti, perché non abbiamo un grande tessuto di sponsor a livello imprenditoriale, ma lasciamo stare, ormai è un discorso che abbiamo messo da parte. Però chi ha creduto in noi lo sta facendo veramente in maniera... Ma con una vena di amarezza, però. No, guarda, forse vi aspettavate una risposta. Io poi non voglio sempre tornare ai discorsi, no? Però due fallimenti, Nico, in una realtà come Martina, io penso che gli strascici li abbiano lasciati e comunque vanno metabolizzati. Voi non dovete avere questa amarezza, voi state ricostruendo una passione dai cocci, dalla cenere, e questo vi va dato merito. Però vedrete che Martina, io sono convinto, Martina risponde quando vede gli obiettivi, quando vede l'organizzazione e soprattutto i risultati, perché alla fine quelli sono quelli che contano. Una cosa posso dire con certezza: la gente ci vuole bene,
Io vivo la città 24 ore su 24, la gente ci vuole bene, la gente ha imparato. Io ho visto uno stadio di nuovo festoso, con la Pallese, è mancata solo la vittoria. Quello che stiamo facendo, ha capito che noi stiamo lavorando, ha capito che noi vogliamo fare calcio a Martina e nient'altro. Bravo. Siamo al di fuori di tutto, di quello che può essere la politica, l'imprenditoria, gli interessi, siamo al di fuori di tutto. Noi siamo una società che vuole fare soltanto calcio a Martina e riportare il calcio a Martina ai livelli che merita. L'abbiamo fatto dall'inizio e continuiamo a farlo, senza se e senza ma. Vogliamo fare soltanto questo. Poi se c'è qualcuno che si vuole riavvicinare, noi siamo aperti a qualsiasi situazione. Al momento siamo questi e siamo noi e stiamo andando avanti, poi in futuro non si sa. Abbiamo comunque da risolvere queste problematiche. Mi sarebbe piaciuto stasera se ci fosse stato qualcuno nel comune. Io mi faccio portavoce Presidenti. Affrontare anche quella tematica. Mi dispiace che non siano venuti. L'argomento dello stadio è attuale, è attualità di questi giorni. È un argomento attuale, avremmo voluto qualcuno degli amministratori, continueremo a invitarli, magari questo argomento lo affronteremo in maniera più significativa nella prossima puntata. Perché comunque è un argomento molto È un argomento importante. Che certo, è comunque perché parla della casa, quale sarà nel futuro la casa del Martina Calcio. Perché noi stiamo gettando le noi stiamo gettando le basi, l'abbiamo fatto dall'inizio, anche per il futuro. Noi non stiamo soltanto facendo questa squadra, questo tipo di calcio, noi stiamo gettando le basi importanti per il futuro. Se oggi, se mercoledì non giochiamo domenica, c'è un motivo, abbiamo Virgilio lì che sta facendo, ha fatto le nazionali di dilettantistiche. Non solo lui, sì. Noi abbiamo in questo momento ed è uno dei più seguiti. A livello noi, noi durante il calcio mercato abbiamo avuto tantissime richieste, non abbiamo ceduto perché noi stiamo puntando comunque a fare bene questo campionato. Se noi non avessimo questa idea, saremmo stati i primi a dire va bene, tu vai, e avremmo trovato il modo per continuare questo campionato. Non lo abbiamo fatto perché puntiamo a fare bene, l'abbiamo detto, vogliamo farlo, perlomeno ci dobbiamo provare. Quindi, detto questo, ti dico, la posizione della società è una domanda veloce, te la voglio fare. Questa prospettiva di essere trasferiti nel futuro sarebbe una scelta secondo te oramai definitiva? No, sarebbe, ci sono margini? Per noi sarebbe catastrofico. Cioè voi non la vedete, società non la vedete di buon occhio questa prospettiva, prospettiva di giocare in questo stadio che il comune si è impegnato. Ah, questo del Pergolo, non ho capito, pensavo se dopo la prospettiva voi come la vedete? Io penso che comunque, di un trasferimento. Io spero, allora, si dice tanto su questo stadio, in realtà ancora non si è capito se questo stadio può essere adeguato per la Lega Pro, non adeguato, e ancora non abbiamo capito bene questa situazione. Tanto è vero che noi la gente ci chiede, ma questo stadio sarà per la Lega Pro? Ecco perché dicevo stasera sarebbe stato importante magari chiarire queste cose. È vero. Perché magari non sappiamo in realtà questo stadio a che cosa sarà adibito. Sappiamo che ci sarà la pista olimpionica, sappiamo che ci saranno altre cose, ma lo stadio di calcio in realtà sarà... sarà come dire idoneo per poter fare una Lega Pro? Ci sarà una tribuna coperta? Cioè vorremmo capire un po' di più. Quindi, ma Ottavio ha preparato una scheda, però la manderemo nel corso della prossima, proprio a proposito della progettazione di questo impianto. Noi non sappiamo tanto di questa situazione. Nico, scusami, è uno dei tuoi tesserati. Oh, buonasera. È in linea, lo vediamo già nel monitor, a proposito di Martina e di sogni. C'è un protagonista collegato con il nostro studio, Gianmarco Rizzo. Grazie, ci senti? Audio? Chiedo alla regia perché vedo... Lo vedo collegato, però non sento l'audio. Gianmarco, tu ci senti? Non c'è il ritorno dell'audio. Adesso, quindi... adesso li sento. Eccoti qui.
Ti salutano tutti i presenti, benvenuto, grazie per, ciao, buonasera, per essere ciao, intervenuto. Grazie. C'è Nico Raguso, c'è Tucci. Ciao Rizzo, buonasera. Ciao, buonasera. E il giornalista grazie. Della Gazzetta, Ottavio Cristofaro. Gianmarco, ti abbiamo chiamato, lo sai perché? Tu vieni da due stagioni nel Casarano, prossimo avversario del Martina. Qualche suggerimento a Pizzulli lo darai? Come affrontare il Casarano? Quello... O non ne ha bisogno? Ma qualcosa ho iniziato già a dirgli, essendo che comunque con Mister La Terza io ci sono stato 2 anni e ho vinto un campionato anche, quindi qualche suggerimento gliel'ho dato, diciamo, qualche piccolo trucchietto, però diciamo che il Mister non ne ha bisogno. Non ne ha bisogno lui, ma non ne abbiamo bisogno neanche noi, perché... Secondo me Chiesica in questo momento mancano 11 partite, che si chiami Casarano, che si chiami Altamura o che si chiami Gravina, a noi diciamo interessa poco, dobbiamo scendere nel campo solo esclusivamente per cercare la vittoria, perché per noi saranno 11 finali determinanti. E questo rinvio può essere un fattore positivo? Qualche giorno in più per preparare? Secondo me può essere positivo per ricaricare ancora di più le energie, però diciamo che non giochiamo dopo 10 giorni, ma giochiamo subito dopo 3 giorni, quindi diciamo che cambia poco. Giochiamo sapendo già il risultato che hanno fatto le altre squadre, quindi secondo me ci vorrà grandissima forza mentale. Beh, questo indubbiamente può essere un vantaggio, no? Il fatto di conoscere, no? E il conoscere il risultato delle altre. Certo, sì, quello è secondo me una delle cose principali che andremo a vedere domenica alle 5 quando finiscono tutte le partite. Però come ti ho detto prima è solo una cosa in più, perché le altre domeniche non possiamo guardarlo perché siamo nel campo, quindi diciamo che come ti ho detto noi ci prepariamo cercando di entrare nel campo, cercando di andare a Casarano come anche abbiamo fatto ad Andria o come abbiamo fatto con la Palmese, cercando un solo risultato, quello di vincere. Poi è normale che in questo momento le partite che non si possono vincere non si devono perdere, perché ogni punto pesa tantissimo. Senti, tu sei stato tra i protagonisti della promozione del Taranto in Lega Pro. Qualche similitudine col Martina in cui giochi quest'anno? Posso non dirtela? Per scaramanzia? E allora non la diciamo, dai. Senti Gianmarco, invece la storia dei tifosi che invece non potranno sostenervi in questa trasferta, vabbè, chiaro, non è una domanda che dovrei fare a te, ma soltanto problemi di sicurezza o c'è qualcosa, perché lo stadio è uno dei più moderni, no? Di tutto il girone. Sì, guarda, io non mi aspettavo questa decisione, io... Non credo che sì, lo stadio è a norma, lo stadio è uno dei più nuovi. Io credo che siano successi, diciamo, dei problemi da quando andò a giocare il Barletta, che ci furono degli scontri. Credo che sia per quello, nel senso, perché in questi 2 anni che io sono stato a Casarano, diciamo che questa cosa non è mai successa, quindi è un fatto a me nuovo, sinceramente. E comunque diciamo che una squadra senza il proprio pubblico al seguito, insomma, no? A perderci è soprattutto lo spettacolo. E lo stesso calcio senza pubblico, insomma, non ci piace per nulla. Sì, è brutto perché si vive, diciamo, in maniera inferiore la giornata, ma nel senso a livello di calore del pubblico, perché noi sappiamo
quanto i nostri tifosi ci danno supporto, quanto per 100 minuti durante la domenica, durante la partita, loro non ci lasciano mai soli. Però diciamo che in quest'anno qualche volta siamo stati abituati a questo. Io mi ricordo Pagani, mi ricordo Barletta, dove sono state due trasferte che senza i tifosi che abbiamo portato a casa. Quindi mi auguro che sia la stessa cosa. C'è Ottavio Cristofaro qui che ti voleva fare qualche domanda. Sì, capitano, volevo Buonasera. sapere come stai, le tue condizioni di salute, insomma, anche alla luce dell'ultima gara. Ma guarda, sto riprendendo, venivo già da un acciacco, mi ero già fermato, diciamo, con la partita con il Rotonda ed è dello stesso problema che ho avuto poi in settimana e poi successivamente domenica. Però sto bene, questi 3 giorni in più, diciamo che per me sono serviti tanto, quindi dovrei tornare col gruppo tra domani e dopodomani, quindi dovrei esserci. Quando ti abbiamo visto uscire dal campo, è vero, poi vabbè, è stato sostituito alla grande da Perrini, è andata bene, ma è importante, la tua presenza in difesa ci dà sicurezza, non che altri, insomma, non ce la diano, però è importante avere anche la presenza di una persona di esperienza come te, e per età e per curriculum anche, e non per questo sei il capitano di questa squadra, no? Sì, innanzitutto ti ringrazio. Guarda, ti dico che la nostra forza è quella che hai detto tu in questo momento, che è normale che abbiamo magari qualcuno che ha più esperienza di qualcun altro, ma solo esclusivamente per l'età. Però la forza di questo Martina, secondo me, è proprio questa, perché chiunque giochi, noi abbiamo un'unica identità. Non, Martina non fa vedere che magari manca Rizzo, che magari quando è mancato Canfornina o quando manca Silletti. Diciamo che la nostra forza è proprio questa, cercare di andare oltre il limite in allenamento, perché poi sappiamo che ce lo riportiamo anche in partita. E questo, diciamo, ci sta dando ragione, perché chiunque giochi sta onorando al meglio l'impegno. Senti Gianmarco, ci si aspetta forse qualcosa in più, come è successo col Bitonto, con domenica scorsa con la Palmese, magari dall'attacco che si è un po' arenato, no? La difesa invece ha trovato la sua quadratura e subisce sempre meno. Questo è uno dei punti di forza oramai del Martina, quello Sì, della difesa. guarda, a me non piace parlare di attacco o di difesa, perché per me quando facciamo gol lo facciamo tutti insieme, quando non lo subiamo, non lo subiamo tutti insieme. Quindi secondo me, se magari ci è mancato il gol nell'ultima giornata, è perché magari anche noi, magari difesa e centrocampo, abbiamo fatto qualcosa in meno per poter poi far segnare gli attaccanti. Però, come ti ho detto prima, in questo momento le partite che non puoi vincere non devi perdere, perché in questo momento ognuno vuole raggiungere i suoi obiettivi, soprattutto dopo il mercato di dicembre, ognuno cercherà al massimo di raggiungere i propri obiettivi. Quindi l'abbiamo visto anche domenica, magari per tutti il pareggio con la Palmese poteva sembrare magari anche una mezza sconfitta, però alla luce del calendario, la sconfitta del Nardò, praticamente quel punto ti è servito tantissimo. Quindi io ci sono passato tante volte, l'ho detto anche ai ragazzi, in questo momento ogni punto vale oro. Quindi, come ti ho detto, le partite che non vinci, noi ce la mettiamo tutta sempre per cercare di vincere ogni partita, però le partite che non vinci non le devi perdere, perché poi quando si va a guardare il telefono, si vanno a guardare i risultati, ogni domenica in questo momento ci può essere sempre qualche sorpresa, non è mai niente scontato. E beh, come si fa a darti torto? Ti salutiamo Gianmarco, grazie per essere intervenuto in Anteprima Sport. Grazie a voi, grazie Ti mille. salutano i presenti, alla prossima. Grazie. Grazie, Ciao. buona serata, buona continuazione.
E a proposito di Ciao protagonisti Gianmarco. del Martina, qui ce ne abbiamo un altro, direi importante, no? Togliamo il condizionale, importante, perché 20 presenze per Francesco Tuccitto e due gol da difensore, non è cosa da Sì. poco, non è cosa da poco. Sì, diciamo che quest'anno, da inizio anno, c'è stato questo piccolo problema per Wilson, che insomma inizialmente si era fatto male, il mister mi ha praticamente adattato a terzino, ho fatto un bel po' di presenze lì, poi insomma mi ha spostato avanti, esterno, e feci il primo gol con Langri in casa, e poi poco dopo insomma Barletta fece il secondo gol sempre da esterno, però insomma sono Soddisfatto contento, del tuo ovviamente, rendimento, eh? ovviamente sì, si può fare sempre meglio, quello è ovvio, però... E c'è un mister Pizzulli che crede sempre di più Sì, in te, eh? ma lui mette nelle condizioni a tutti di dare il meglio, è il primo che si mette davanti, insomma, se qualcosa va male, sentiamo tutti là, insomma, la fiducia, Ci insomma, da crede parte sua. talmente tanto che forse solo in porta non ha giocato Tuccitto, per il resto ha giocato un po' in tutti i ruoli, vero? Sì, però a Vuol disposizione, dire che c'è insomma. fiducia Sì, in questo. assolutamente, Soltanto quel piccolo infortunio, ahimè, eh? Eravamo Senti. tutti un po' preoccupati, però per fortuna sono saltato solo le prime due partite e poi sono Il resto rientrato. hai recuperato Sì, bene. sono rientrato subito, Stai bene fisicamente? sì, sto Eh? bene, sì. Senti, chi ha più da perdere a Casarano, secondo il tuo punto di vista? Ma non lo so, Vedendo come tu ti alleni sì. quotidianamente con i compagni, no? Qual è l'umore? No, noi insomma questi 3 giorni di sicuro ci aiutano, appunto come stava dicendo Gianmarco, insomma a ricaricare un po' le pile, ma giocare domenica, giocare mercoledì, noi entriamo in campo per fare risultato, poi è sempre il campo a parlare, però noi andiamo lì a fare la nostra partita, poi insomma poi si vedrà, però... Senti, a proposito dell'attacco, che cos'è? I difensori hanno preso le misure ormai, Palermo è tar super tartassato, Sicuramente ci no? conoscono, sicuramente ci conoscono, lo si vede appunto da Palermo, magari da Finito Nicola. l'effetto sorpresa di Sì, Palermo. però insomma domenica, il primo tempo abbiamo preso un palo, un'occasione anche con Ridwan, appunto Palermo. Se avessimo vinto il primo tempo 2-0 non avremmo, insomma, non avrebbe sorpreso nessuno. Sicuramente c'è magari da fare qualcosa di più negli ultimi 20-30 metri, però... Noi siamo tranquilli, siamo sereni, che non ne abbiamo fatti adesso e sicuramente li faremo le prossime partite. Insomma, un Martina in versione Cortomuso, no? Anche Stile vincere Juve. così, Anche fa 1-0 bene può vincere andare va bene, bene vincere anche così. L'importante adesso è prendere punti e continuare, poi insomma l'importante è vincere. Poi... giocato di nuovo tu sul campo di Casarano? Sì, giocai l'anno scorso, No. L'anno scorso. sì. L'anno scorso in casa Martina uscì sconfitto, Sì, mi sa, col e Casarano. invece poi si C'era perdemmo. Saraniti che fece. L'andata non la giocai, stavo in panchina. No, fu la prima, proprio la prima in assoluto, e feci la prima in tribuna. E poi il ritorno invece la giocai, e quest'anno di nuovo l'abbiamo giocata, quindi finita 1-1. Vediamo la gara d'andata, visto che stiamo già proiettati su questo incontro che, lo ripetiamo, si giocherà il 28 febbraio a causa della richiesta del Martina per avere un giocatore della propria rosa impegnato nel torneo di Viareggio. E tra l'altro anche il Gravina, dicevamo, ha chiesto lo stesso slittamento in riferimento alla gara contro Langri. Gara d'andata, questa qui, un pareggio che lasciò qualche recriminazione, Francesco? Sì, poi abbiamo giocato anche con l'uomo in più, però insomma ci Questa è fu questo. l'ospitalità invece Sì. riservata ai tifosi del Casarano, eh? Martina poi riserva la gradinata est, che è quella più moderna, più nuova, invece agli ospiti. Vabbè, senza voler fare polemiche.
Questa invece immagine della gara. Qui ci fu una punizione, eh? Se Sì, non ricordo di Claudio male, Maffei, sì. di Maffei. Ah, il primo gol di Maffei, Sì. che è tornato a far parte dei convocati, Sì, no? sì. Sta bene? Sta bene, sta riprendendo piano piano, ma gode di tutta la fiducia del gruppo, sappiamo insomma le qualità di Claudio e siamo sicuri che anche lui ci potrà dare una mano in insomma, queste ultime 10 partite, perché è un giocatore forte che ti può dare tanto, se sta bene ti può dare tantissimo. Spazio a Elena, hai visto che ti coinvolgo di più in questa puntata? Sì, Giuseppe, Messaggi a proposito. approfitto per invitare i nostri telespettatori a Diamo il mandarci numero dei anche. messaggi se vogliono in qualche modo comunicare con noi e intervenire. Grazie alla regia, magari in sovrimpressione, lo Sì, nel leggiamo. frattempo iniziano ad arrivare alcuni messaggi. E leggiamoli. Allora, io partirei da questo. Un saluto ai presenti in studio. Vorrei che si potesse proporre qualche iniziativa da adottare per portare gente allo stadio, diciamo a parte l'appello generico che viene sempre fatto. Saluti da Piero Semeraro. Bene. Ecco, questo è uno dei messaggi arrivati. Vado al prossimo, è un po' più lungo, Beh, alleggiamolo però. però riguarda anche l'argomento di cui parlavamo prima. Sono tifosissimo del Martina e ritengo con grande dispiacere che sia un sacrilegio disfarsi di uno stadio storico come il Tursi. Si poteva benissimo, investendo una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista per il Pergolo, fare degli interventi mirati per continuare ad avere uno stadio nel centro abitato. O quantomeno mi troverei d'accordo alla realizzazione di uno stadio al Pergolo, però senza la pista di atletica, ormai superata negli stadi di ultima generazione. Anche perché mi pare di capire che a completamento dei 3 lotti sarà prevista una spesa superiore ai 10 milioni e mantenere la pista di atletica solo perché si sono acquisiti finanziamenti della relativa federazione di 500 mila euro, cifra irrisoria rispetto al totale dell'opera, si sarebbe potuto rinunciare a questa somma e realizzare uno stadio all'inglese, avvicinando le tribune al terreno di gioco. Insomma, sostanzialmente a favore della sopravvivenza dello stadio, il nostro vecchio glorioso stadio Tursi. Però ripeto, questo è un argomento che toccheremo. Questo il messaggio è di Angelo Sforza. che so che lui è un attento spettatore delle nostre trasmissioni. Salutiamo Angelo E Sforza. vi ringraziamo perché comunque è importante E anche. allora diamo il numero che magari qualcuno può inviare, diamolo di nuovo, Elena. Eccolo qui il 392-299-2985, inviate i vostri messaggi, saranno letti nel corso della puntata. E per introdurre la seconda parte però c'è il break pubblicitario. È pausa per noi e per i nostri spettatori. Salumi Martina Franca, un'eccellenza tutta italiana. L'intera gamma di prodotti della Salumi Martina è l'espressione di un territorio dove regna la tradizione e sono tutti prodotti realizzati con l'apporto della maestria e manualità tipiche dei nostri artigiani. Salumi Martina Franca, con sede in Via Vecchia Ceglie numero 5, vanta anche una vasta scelta di salumi ricavati dai tipici allevamenti di suino nero. Ed è stata insignita del prestigioso premio speciale Tre Fette di Gambero Rosso. Fair Play, calzature ed abbigliamento sportivo delle migliori marche. Vasto assortimento nei 4 punti vendita siti in Via Libertà e Via Stefano Raguso. A Martina Franca, in questo periodo la vendita promozionale prevede sconti fino al 50% su tutti gli articoli. Fair Play, inoltre, punto vendita esclusivo di tutta la linea completa di abbigliamento ufficiale Martina Calcio Merchandising.
Rieccoci in studio, seconda parte di Anteprima Sport. Elena, allora il ringraziamento alle associazioni che collaborano alla redazione di Anteprima Sport, edizione 23-24, a te. Sì, ringraziamo le associazioni a partire da Martina Calcio 1947, ASD Allegria, Ginnastica Artistica, ASI Calcio A11, Martina, ASD Tiche, Ginnastica Ritmica, ASD Taekwondo Manse, ASD Beach Volley, Martina Franca. Poi ancora approfitto per ringraziare i nostri sponsor. Ringraziamoli tutti. Sì, Fair Play Offside, Salumi Martina Franca, Antica Masseria Caroli, Caroli Elettronica, Montanaro Distribuzione Bevande, Gioielleria Lucarella e la boutique Cosanti, che approfitto per ringraziare anche perché... Eh beh, come minimo, questo tuo look esatto, è curato da boutique Cosanti. Sì, sì, del mio outfit, del mio look. Ti invito, cioè, molto molto bello ad apprezzare. Sempre capi uno più bello dell'altro. Apprezziamo sì la tua presenza e la tua partecipazione. La vuoi fare tu la prossima domanda? Dai, mi fai rilassare un po'. Sì, la vorrei fare a Damiana Monfreda. La diretta ci mette un po' di ansia, però dobbiamo... Sì, approfitto per chiedere quali sono i suoi prossimi obiettivi. Brava. Allora, i prossimi programmi. Sì, 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 i programmi ci sono, gli obiettivi anche. Speriamo di raggiungerli perché è la cosa più importante che ci fa andare avanti. Tra un mese esatto ci attende la Maratona di Roma, dove sono stata invitata dagli organizzatori a partecipare insieme ai top runner per questa edizione speciale per noi, per questa opportunità che ci danno, essendo che abbiamo ottenuto dei risultati importanti nelle precedenti maratone. Per questo cito e ringrazio i risultati che ho ottenuto nel campionato italiano master di maratona lo scorso novembre a Verona, dove mi sono qualificata terza nella categoria SF45. E quindi dopo la maratona di Roma, successivo impegno, un'altra maratona ancora, dove l'obiettivo più importante è quello di abbattere il muro delle 2:50, quindi il 7 aprile, incrociamo le dita, Milano ci attende. Caspita. Che ti manca? La maratona di New York a questo punto? Prossimo anno probabilmente. Complimenti, complimenti per Brava. L'impegno, Grazie. Per la costanza, la Grazie. Tenacia. Perché? E i meriti sì, del tuo allenatore. I che meriti del mio allenatore che sta dall'altra parte e dall'altra parte che ci vede. Che salutiamo. È il mio compagno di vita, Marco Lenoci. È lui che mi segue da 2 anni e quindi i miei risultati sono anche il frutto del suo impegno nei miei confronti e anche nei suoi. Damiana, ammesso che ce ne fosse bisogno, un suggerimento da dare agli organizzatori di questa gara della Valle d'Itria, diventata ormai un classico del calendario? Consigli, suggerimenti? No, direi proprio di no, perché non ne ho bisogno. Ogni anno i numeri sono importanti, li stanno raggiungendo, superando alla grande. È una delle poche, forse l'unica gara che è, per quanto sia impegnativa per il percorso, comunque ha raggiunto dei livelli di partecipazione veramente importanti rispetto ad altre gare in zona che in realtà questi numeri non li raggiunge. Quindi senti, l'idea, la prospettiva è di poterla far diventare mezza maratona, un'idea troppo audace per te? Per il territorio, conoscendo tu il territorio, un po' difficile. È un po' difficile, vi posso garantire che nei giorni a seguire la gara ci ho messo un bel po' per recuperare. Spieghiamo, la mezza maratona è di 21 chilometri, diventerebbe sì, di 21. È di 21 chilometri, 0,95 metri, per cui, oddio, da 16 chilometri allungarla per altri 5 non è difficile. Il problema è il percorso, che è abbastanza impegnativo e non permetterebbe di raggiungere tempi ristretti come su altri percorsi più pianeggianti. In bocca al lupo per la tua attività. Grazie. Grazie per essere. Grazie a voi, vi rinnovo nuovamente. Per noi è un motivo veramente di orgoglio il fatto che tu ci abbia raggiunto in studio qui.
Per me è un Per la onore, seconda volta. te lo riconfermo, per me è un onore essere qui stasera con voi. E a Giuseppe, proposito. Permettimi un attimo, perché è arrivato un altro messaggio, io approfitto per visto che comunicarlo, arriva. perché è una domanda. Allora, E facciamo. vorrei fare una domanda al vicepresidente. Siete soddisfatti del cammino fatto con il Martina Calcio fino ad adesso? Saluti dal signor Verdone. Penso proprio di sì, penso proprio di sì, vedendo i risultati che noi abbiamo raggiunto negli ultimi anni, credo che siamo andati veramente oltre a quelle che erano le aspettative. Quest'anno la classifica parla da sola, quindi siamo più che soddisfatti. Però io credo che noi speriamo, e io mi faccio portavoce dei due presidenti, perché stasera io sono qui perché purtroppo i due presidenti non potevano venire, quindi hanno incaricato, però è come se ci fossero loro. Noi vogliamo veramente, noi ci crediamo veramente a quello che stiamo facendo e a quello che vorremmo fare, però abbiamo bisogno del supporto di tutti, perché non vogliamo sentirci soli. Riporto le parole fate conto che qui sono seduti a fianco a me Luciano e Piero. Quindi abbiamo bisogno del supporto e della vicinanza di tutti, di tutta la comunità martinese, perché solo così si possono raggiungere gli obiettivi. Non ci sentiamo soli, ma non vorremmo sentirci soli. Vogliamo essere un po', come dire, accompagnati in questo che è il nostro cammino, che credo che sia veramente importante. Detto questo, è chiaro che comunque poi le cose possono cambiare da un giorno all'altro. Noi, fin quando saremo in grado di portare avanti questo progetto iniziato un po' di tempo fa, lo faremo con tutte le nostre forze. Appunto, era questo soltanto. Quindi la risposta a Beh, certo, è questa cosa è fondamentale il questa qui. Penso supporto. che comunque i risultati si vedono, siamo più che soddisfatti. Grazie. Tuccitto invece ti ispira una domanda? Vedi come ti sto coinvolgendo? Francesco? Beh, Beh, Francesco oramai è di casa, ormai è quindi, di eh? casa, lo sappiamo, oltre che essere un bravissimo Che ci ragazzo. aspettiamo da lui? Ci Casa, aspettiamo grandi facciamo cose, ci promettere aspettiamo qualcosa? grandi cose. Promettere è È un po' dura. però prometto che ci metto il massimo, quello è sicuro. Ma lo stiamo vedendo, Poi che tutti i ragazzi si stanno vediamo, impegnando insomma. Senti, alla fine un po' di scaramanzia c'è sempre, Sì, però, quello sì, nello però spogliatoio, è quello vero? non si parla di nulla, però è ovvio che noi ci Gianmarco Rizzo non ha crediamo. voluto Non fare i ha, paragoni no, col però Milan. ci E crediamo tu tutti. pure glissi, Ci eh? crediamo tutti, però per ora non se ne parla. Vediamo partita per partita, insomma. Senti, invece io volevo qualche tua sentire, qualche tua considerazione sul mister Pizzulli. Ma ripeto, come ho già detto, è il 12° uomo in campo. Lui subito quest'anno avevamo una squadra quasi del tutto nuova. Dell'anno scorso, insomma, eravamo in pochi. Martina è una delle rose più Anche più giovani, come giovani, media sì, d'età, l'abbiamo lui detto altre ci ha volte. trasmesso subito, insomma, il suo modo di lavorare, la sua propria identità di gioco. Si mette sempre al primo posto. Ti dà tanta fiducia, ovviamente, ciò che ti dà lui vuole sempre ricevere, però noi scendiamo tutti in campo, insomma, anche per lui, combattiamo per lui. Insomma, beh, vabbè, non potresti parlare male, No, insomma. vabbè, come scontato. Senti, invece, a proposito di questa prossima sfida col Casarano, come la state preparando? Su quali aspetti in particolare state cercando di lavorare di più? Secondo voi, può essere una tappa decisiva questa? O come ha detto Silletti in una intervista, non sarà un crocevia, definitivo importante? No, sicuramente adesso le partite iniziano a diminuire, quindi ogni punto perso, ogni punto guadagnato alla fine può fare la differenza, però è chiaro che insomma noi Cioè, alla andiamo. luce della gara d'andata,
Martina sembrava, no? Sì, sì, noi poter non, adesso non competere con tutto il rispetto, noi entriamo in campo con il rispetto di, insomma, qualunque squadra, che sia, insomma, alta classifica, bassa classifica, ma è un campionato imprevedibile. L'ultima vince con, insomma, l'abbiamo visto con chissà rispetto più in alto. Sì, ma paura no. Esatto, quindi noi scendiamo in campo. Questo è il credo di Pizzulli. Esatto. E Nico Raguso, approfittiamo della tua presenza, a proposito invece dell'organizzazione del Martina Calcio, c'è qualche menzione che vuoi fare per l'organizzazione, per tutti i ruoli che magari restano un po' dietro le quinte? Noi parliamo più giornalisti, no? del calciatore, dell'allenatore, però poi c'è gente che lavora dietro le quinte. Io voglio lasciare a te questo certo, compito. Ed è una cosa molto importante. Noi abbiamo, secondo me, noi siamo una società atipica, credo forse, non voglio esagerare, unica. Gravito in tutto quello che è il lavoro del Martina, tanta gente che lo fa solo per passione, che non prende un centesimo, che lo fa solo per amore del Martina e di Martina, che lo fa per amore della maglia e di questa città, che toglie tempo alle famiglie, perché anche toglie tempo al proprio lavoro. Anche quello è un investimento, non è in denaro, però come si sa non vuole essere il tempo è denaro. Quindi qualsiasi ora viene tolta al proprio lavoro, alla propria famiglia, è un investimento. C'è tanta gente che a Martina fa questo lavoro, ma veramente tanta. Io non voglio fare errore, perché poi dimentichi qualcuno puntualmente, però ad esempio dal team manager, Alessio Carrieri che sta lì tutti i giorni, che sta insieme al mister Giuseppe Romanelli, Tonino Basta. Tonino Basta. Ruoli importanti. Ruoli importantissimi, che sono lì comunque solo esclusivamente per amore di Martina e del Martina. Segretario Santoruvo l'abbiamo nominato nell'altra puntata. Segretario Santoruvo ormai è una certezza. È un top player di Martina. Cioè lui comunque è sempre attento a tutto, non gli sfugge mai niente. Beh, c'è la sua mano in questo, no? Questa richiesta di rinvio della partita. Qualsiasi cosa fa il Martina, c'è la mano di Emanuele. Lui, ma infatti Emanuele Santoruvo non è qui a caso, non è a caso qui a Martina. Emanuele Santoruvo l'abbiamo voluto fortemente noi quando abbiamo iniziato questo percorso. Sono persone che comunque fanno la differenza, perché comunque ci sono delle cose che noi che svolgiamo altri ruoli non conosciamo. Avere delle persone capaci e brave in questo fanno la differenza, come ad esempio fa la differenza un mister come Pizzulli. Certo. Pizzulli non è un allenatore. Poi a me fanno ridere certe situazioni, non vorrei essere, stasera siamo un po' polemico, però Pizzulli è stato criticato certe volte perché abbiamo pareggiato una partita quando noi eravamo secondi o terzi. Chi è vaccinato, chi sta nel mondo del calcio, però, sa però ti posso garantire che sono cose che danno un po' fastidio, perché, sì, perché comunque chi vive, però chi è normale. Vive il calcio, ma per carità, bisogna pure abituarsi, però bisogna anche capire tante cose. Pizzulli sta allenando una squadra molto giovane, e quando si allena una squadra molto giovane e far capire ai ragazzi che bisogna raggiungere un obiettivo importante e entrare nella testa, non è come entrare nella testa di giocatori comunque navigati. Di giocatori che comunque hanno fatto le categorie più importanti. Sì. Quando io devo entrare nella testa di Tucito, che comunque me lo fa giocare ovunque, è perché Tucito è bravo, ma il Pizzulli è bravo anche nel far giocare Tucito. Che è cresciuto giocando, che è cresciuto, dandogli fiducia. Ecco perché dico, quando poi si sentono queste cose, quando vedo, vedo i tigrotti da tastiera che poi si divertono, perché non sono io, sono tigrotti, è diverso, che si divertono a scrivere a Pizzulli, addirittura a chiedere le soglie di Pizzulli. Nico, però il calcio, tu sai, è un terreno minato su questo. Ma va bene, va bene quando noi stiamo parlando di un Martina che era in una zona, sì, di retrocessione, ma se noi siamo al secondo posto, al terzo posto, tre punti dalla prima, allora no, non va bene. Apprezza il lavoro, apprezza quello che si sta facendo. Perlomeno viene allo stadio, perché il problema è proprio quello, che alla fine quello che parlano di più sono quelli che non vengono allo stadio.
E questa è la verità dei fatti, perché noi abbiamo i biglietti nominali. Beh, devo dire che domenica contro la Palmese c'era un discreto pubblico, una bella curva festosa e colorata. Però a proposito i messaggi arrivano, hai visto? Sì, sì. A proposito di questo argomento, arrivano. È arrivato un altro messaggio, leggiamoli. Si è firmato e dice: buonasera, il Martina Calcio ha fatto tanto per invogliare la gente a venire allo stadio, ma ancora siamo lontani da quello che ci si aspetta da questa piazza. Saluti. Vabbè, ma non è che dobbiamo dare tutto. Noi abbiamo fatto tantissimo. Noi abbiamo detto pure che durante aprile del campionato, sì. Emma Soldano, che è direttore marketing, lei va nelle scuole, in tutte le associazioni sportive di Martina. Abbiamo portato il teatro, abbiamo portato di tutto a Martina. Beh sì, va dato atto che voi vi state anche abbiamo fatto di tutto, perché comunque abbiamo fatto in modo che il di coinvolgimento. Però abbiamo notato una cosa, e lascio poi chiudo. Sì. Mancano delle generazioni. Guardando l'età dei biglietti, mancano l'età dai 15 ai 30 anni. Mancano proprio delle generazioni. Vero, ora non vero. So dai 15 ai 30 anni quando, se sono due o tre generazioni, quelle che sono, vero. Comunque mancano. Perché poi la vecchia guardia è rimasta. Sì. Dai 15 ai 30 anni non c'è pochissima gente. È vero. Pochissima, e quindi quella fascia d'età che manca. Ora vuoi che ci sia stato un po' un allontanamento dal calcio, vuoi colpa dei telefoni, adesso non ci allarghiamo su questi discorsi, però ci manca questa generazione. Ci manca questa generazione, anche gli ultra stessi. Senti, però Martina c'ha una bella curva e bisogna dare atto. Per carità, ma per fortuna. A me i tifosi mi parlano sempre di quel ragazzo che fa un po' da trade union, no? Della curva, che è un po' il Michelangelo New Generation, no? Sì, come no? Ma loro sono. Ma meno male che ci si sono. Si chiama Piero Azizia. Piero Azizia. Mi dicono un gran bene di questo ragazzo. È un bravissimo ragazzo. È esemplare. Molto, molto partecipe. Per come coinvolge. E poi riescono ad organizzare sempre tutto per bene. Riescono a organizzare sempre tutto per bene. Molto partecipe. Loro sono venuti addirittura. Va dato altro. Loro sono venuti addirittura a Viggiano. L'ultimo giorno facciamo l'ultima amichevole, sono partiti da Martina, sono venuti a Viggiano, una rappresentante. Non sono mai mancati nelle trasferte. Mai, loro sono molto presenti. Però anche ad esempio tra di loro, ultra, loro potevano essere molto di più, perché manca quella fascia d'età. Sì. Se io ultra, io sono stato nell'ultra da ragazzino, ma nell'ultra se non vai a 20 anni non ci vai più. Non ci vai più, perché a 30 anni, a 35 anni poi inizi a fare distinti tribuna se continuano ad andare allo stadio, almeno questo è il percorso che ho fatto io, e anche lì manca, ci sono sempre, ma secondo me sono pochi, perché manca questa fascia d'età. E vabbè, cercheremo di colmare questo gap. Noi intanto con la nostra informazione cerchiamo di amplificare quello che può essere l'interesse per un Martina che vede un obiettivo importante. E beh, questo fa sognare anche noi, addetti ai lavori. Non siamo solo giornalisti, ma non ci nascondiamo. Siamo prima di tutto i maggiori sostenitori di un futuro sempre migliore per il calcio a Martina e per la prima squadra, che, lo ripetiamo, mercoledì prossimo si giocherà un derby importantissimo a Casarano contro una delle più blasonate del girone, una squadra partita senza nascondere le proprie ambizioni, ma il Martina ha tutte le carte in regola per potersela giocare, che è come. E invece nella panoramica, noi a 360 gradi di tutti gli sport che sostengono la nostra redazione, abbiamo delle informazioni da dare su alcuni risultati importanti, e mi riferisco alla ginnastica ritmica, che ha fatto registrare due podi per le nostre ragazze nella prima prova del campionato di Serie D. E nel campionato d'insieme la squadra Tiche, ginnastica ritmica Martina Franca, composta da Anica Quaro, Cecilia Blasi, Rebecca Raguso, Maria Vincenza Scialpi, si è aggiudicata il gradino più alto del podio, sia nel campionato di Serie D che nel campionato d'insieme. Giusy Ancona invece è stata impegnata a Chieti come ufficiale di gara nella prima prova del campionato, pensate un po', di Serie A1, A2 e B. Ancora, ginnastica artistica, campionato individuale, ginnastica artistica femminile, LC, Francesca Armenti, campionessa regionale, Giada D'Aversa, Junior 2, campionessa regionale, Junior 1, campionato individuale, ginnastica artistica maschile, invece ha visto Samuel D'Aversa, campione regionale, Matteo Durante,
7 vice campione, e Federico Zizzi al quarto posto, sempre della categoria regionale. Taekwondo, andiamo qui all'associazione Mansé. Si svolgerà a Bari in questo fine settimana il campionato interregionale di combattimento junior e senior. L'associazione Palestra Mansé di Martina Franca è impegnata con 5 suoi atleti partecipanti. E sui risultati di questo meeting vi informeremo nella prossima puntata. Siamo nella fase finale, nel rush finale della nostra puntata. Spero di averti coinvolta di più, Elena. Abbiamo toccato dei temi importanti. Sì. L'ultima provocazione ad Ottavio, che se l'è goduta questa puntata, si è fatta un po' da spettatore. Allora, invece, io la chiusura voglio lasciare a te, Ottavio, che sei una colonna. Vabbè, chiudiamo ovviamente con il calcio. Chiudiamo ovviamente con il calcio, con un grande in bocca al lupo, sì, ovviamente alla squadra, anche perché, insomma, abbiamo detto, la prossima sarà una giornata che crocevia importante per questa stagione. A mio avviso, come dire, parte alte della classifica è grosso modo composta dalle squadre che se la stanno giocando, quindi domenica nel nostro caso, nel caso di Martina, mercoledì, la sfida tra Martina e Casarano, c'è anche l'altro big match a Altamura e Nardò, sempre previsto nella prossima giornata, quindi sono le squadre più forti del campionato che si vanno a scontrare, quindi per noi, per il Martina, sarà importante conoscere il risultato di domenica, magari mercoledì avere già consapevolezza di questo, sperando che questo possa essere un fattore di vantaggio, non è detto che lo sia, però la prossima giornata ci darà un quadro sicuramente più chiaro di quello che sarà il destino di quelle quattro squadre che in questo momento sono lì in alto alla graduatoria del Girone H, che è inutile dirlo tutte le volte, è un campionato di altissimo livello per quella che è la Serie D, paragonato ovviamente agli altri gironi, ecco. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti finora, grazie a Elena Tagliente, abbiamo toccato dei temi importanti, a te il saluto degli ospiti di questa puntata. Sì, salutiamo Nico Raguso, salutiamo Damiana Monfreda, salutiamo Ottavio Cristofaro e salutiamo Francesco Tuccitto. Grazie per la vostra presenza. E speriamo di raccontare anche tante belle notizie nella prossima puntata. Una un po' meno bella è quella della, dobbiamo anche questa riportarla, della scomparsa del nonno del nostro pilota, sì, amico della nostra redazione, Antonio Giovinazzi. È scomparso il nonno, sì, a cui Tonio era molto molto legato, e a lui va la nostra vicinanza, il nostro ricordo che riserviamo nella parte finale solitamente delle nostre puntate. Grazie a tutti i presenti, grazie a chi ci ha seguito e arrivederci a giovedì prossimo, sempre rigorosamente in diretta. Signori, buonasera, siamo pronti, è arrivato il signor sindaco che abbiamo aspettato e quindi diamo inizio alla presentazione del libro Saverio il Cavaliere Buono. Innanzitutto ringrazio